È una procedura già collaudata e già utilizzata anche in passato per la cura della SARS e dell'Ebola, che oggi può essere utilizzata per combattere un virus nuovo come il Covid-19 e salvare pazienti in gravi condizioni, il plasma dei guariti per trattare i malati di coronavirus. Si tratta di una strategia già esplorata in Cina, ora al centro di un protocollo che si sta mettendo a punto in Lombardia al Policlinico San Matteo di Pavia, ospedale capofila di questa procedura. Consiste nell'utilizzare gli anticorpi presenti nel plasma dei soggetti guariti dall'infezione, il plasma di questi soggetti, proprio perché sono sopravvissuti e hanno saputo reagire alla malattia producendo delle difese immunitarie, sono ricchi di anticorpi specifici contro il virus e quindi sono in grado, una volta trasferiti con un'infusione di plasma nei soggetti ammalati che sono in difficoltà, che stanno, diciamo così, non avendo una reazione opportuna, sono in grado di aiutarli diminuendo la carica virale, quindi aiutandoli a difendersi. La scelta è di utilizzare questa infusione di plasma nei pazienti medio-gravi che stanno, diciamo così, non reagendo bene alle cure farmacologiche, per evitare loro di andare verso le terapie intensive, quindi di bloccare l'infezione prima. I primi risultati per quanto riguarda i pazienti affetti da infezione medio-grave, diciamo che sono incoraggianti. Voglio solo ringraziare quei pazienti che sono diventati poi convalescenti perché hanno dato prova di grande civismo, che è molto importante, un bel esempio.